benvenuti a un nuovo video di Tamici. E oggi vi presento questo disegno che ho fatto ieri e si chiama Luce del Silenzio e rappresenta la luce e la tranquillità su un posto meraviglioso. Infatti lo vedete. Adesso ho cambiato anche la sigla di Tamici Channel perché ho scelto solo di cambiare mettendo più la mia faccia e poi ho scritto scrivete like in inglese e italiano e ora iniziamo, vedete il video. Ecco il disegno che ho fatto ieri e mi sono sforzato proprio su questo disegno. È proprio complicato farlo perché bisogna avere tantissime immaginazioni su questo disegno e ci ho messo qui il mio e qui vedete in primo piano i girasoli. Tamigiano, ecco, il girasole di Tamici e ho scelto così perché mi piacciono tantissimo e per questo ho scelto i girasoli appoggiato sul tavolo di legno scuro qui, una parte illuminata dalla luce, in quella parte lì ho scelto il colore ocra. È profondissimo questo disegno. Si trova in una camerina, non è camera mia, ma su una scrivania sulla camerina. Viene illuminato da questa luce qui perché c'è la lampada da parte sinistra dei girasoli. Qui non ho presentato la lampadina, però c'è, si capisce che è illuminata la lampadina. Ho scelto di fare il blu perché il blu mischiato con viola sfumato tantissimo perché mi piacciono tantissimo questi colori. Questi e sulla destra invece trovate un bel paesaggio con il giardino dove c'è i fiori bianco e rosso in basso alla finestra e trovate distante l'albero perché siamo in una casetta di campagna per questo il disegno l'ho chiamato Luce del Silenzio, l'ho chiamato così perché rappresenta la tranquillità e il paesaggio piuttosto tranquillo e trovate anche uccelli che volano fuori dalla finestra e ho scelto infatti superato di utilizzare anche l'ocra e ho scelto anche il bianco nel cielo. Nell'anima che si presenta su questo disegno proprio i girasoli è molto importante e rappresenta proprio la mia anima e la mia passione e quanto adoro i girasoli quindi è il mio stile di questo disegno. Infatti non si chiama soltanto i girasoli di Tamici come avete visto nel disegno precedente sui girasoli, ma rappresenta anche la luce, la tranquillità e il mio cambiamento di arte perché non sto solo facendo
paesaggi, ma faccio anche la natura morta. Dopo i frutti sto imparando piano piano a fare banane, poi piano piano si va verso mango, omero, e si va anche sulla pesca, anche lo stesso sui fiori, prima di rasoli, poi piano piano vado su rose, poi dipende da me, scelgo io cosa fare. E per questo bisogna, diciamo, scegliere piano piano, senza fare subito difficile, è prima quello che riesci. Ad esempio, per la prima volta ho fatto i miei girasoli, poi ci riprovi, se ti va bene ti va bene, se ti fa male, diciamo, migliori la prossima volta. È lo stesso che ho fatto sulla finestra, diciamo. Ero convintissimo a presentare la finestra, così già, però posso ancora migliorare. Ovviamente il tavolo è lo stesso, bisogna migliorare per la prima, diciamo, una cosa non si fa subito perfetta per la prima volta, ma facendo esercizio e continuare a disegnare, e lo puoi fare come ho fatto io su questo disegno. Su questo disegno mi sono fatto tantissimo l'esercizio, eccolo qui, scusate se parlo così ancora, ma bisogna imparare piano piano. Lo stesso anche sui volti delle persone, perché i volti a me non mi riesce ancora, sinceramente. Infatti non dipingo mai i volti ancora, perché non sono capace, ma bisogna imparare piano piano. Ora ci ripetiamo prima insieme. Allora, avete visto il disegno? È molto profondo, infatti, lo ripeto, è, diciamo, è stato molto difficile. Mi sono divertito e ci ho messo circa 2 ore per fare questo disegno, 2 ore, 1 ora e mezza, ma secondo voi sembrava poco, ma in realtà quel tempo lì ci ho messo con massimo concentrazione e massimo sforzo sui colori. In realtà non ho pesato tantissimo i colori, bisogna dipingere in maniera piano piano. Infatti dove c'è la finestra, vicino alla finestra, quella parte del muro è stato molto complicato a farlo, perché ho rischiato, perché da quella parte c'è il nero, non stavo usando viola, e infatti utilizzando quel colore lì è piuttosto complicato, perché se sbagli con quel colore viola rischi che rovina quel disegno. Non sono stato molto attento. Vabbè, una parte del nero ci ho un po' disegnato sopra, ma con nero ho aggiustato la finestra, e poi quella parte mi sono dimenticato di dirvi nel disegno. La finestra ho utilizzato anche il bianco per sfumare, che la finestra non sembrava troppo scuro, quindi ho scelto di fare anche il bianco per alleggerire il colore nero e anche per sfumare, e per questo ho scelto anche il bianco. E è tutto. Che cosa ne pensate sul disegno?
luce del silenzio, e ora, e al prossimo video, da Tamigi.